Calandosi sempre più in profondità nella voragine infernale, Dante e Virgilio si ritrovano nella terza bolgia dell'ottavo cerchio. Questa zona dell'inferno è riservata ai simoniaci. Costoro sono coloro che si sono macchiati del peccato di simonia, ovvero hanno venduto assoluzioni, benedizioni, favori religiosi o anche cariche religiose. Nell'inferno dantesco ogni peccatore di simonia è conficcato testa in giù in una buca, lasciando emergere solo le gambe fino alle cosce, mentre le piante dei piedi si sono accese da sottili fiammelle. Questa pena è stabilita in base alla dura legge del contrappasso. Come Simonia ci invita a mercanteggiare i beni spirituali calpestando lo Spirito Santo, ora questo, sotto forma di fiamma ardente, brucia i loro piedi. Il tema della corruzione che Dante tratta nell'inferno ha coinvolto nel corso dei secoli diverse figure religiose del mondo ecclesiastico. Molti papi, infatti, furono interessati a salvaguardare la propria immagine e la propria ricchezza, senza curarsi di svolgere il proprio ruolo di guida spirituale. Spesso gli esponenti del clero e i vescovi utilizzavano il loro potere e il loro ruolo per ottenere raccomandazioni, favori personali e nuove cariche, lacerando così il corpo della Chiesa, causando scandali e screditando la missione salvifica dell'istituzione ecclesiastica. Uno dei papi più corrotti che Dante cita nel XIX canto è Bonifacio VIII. Questo pontefice era dedito al consolidamento del proprio potere politico e fu accusato dai suoi contemporanei di aver negato l'immortalità dell'anima, tradendo Dio, i suoi comandamenti, la propria vocazione e la Chiesa. Un modo di vivere la fede totalmente opposto a quello di Bonifacio VIII, invece, fu quello di San Francesco d'Assisi, vissuto all'inizio del 1200. San Francesco è stato uno dei santi più conosciuti e amati. La sua fama viene dalla sua completa semplicità e dal suo stile di vita umile. Egli apparteneva a una famiglia di ricchi mercanti di Assisi e, sebbene potesse condurre una vita agiata, decise di lasciare ogni bene materiale per vivere una totale povertà e semplicità. Francesco, quindi, ha incarnato la figura di Gesù Cristo che insegnò agli apostoli a liberarsi dalle ricchezze terrene e da ogni legame materiale per dedicarsi ai valori veri del Vangelo. Egli improntò la sua esistenza alla penitenza, alla preghiera e alla predicazione. Come Dante ci mostrerà nel canto 11 del Paradiso, la figura di San Francesco, dunque, che visse la propria fede in povertà e con grande umiltà, si pone in netto contrasto con quella degli ecclesiastici potenti, avidi di prestigio e di ricchezze terrene del suo tempo, offrendo anche alla Chiesa contemporanea un insegnamento ancora valido.